Signor Canattino, io sono calabrese, sono di Reggio, conosco benissimo la Calabria, lavoro, la racconto, e lei sa benissimo che noi calabresi in particolare abbiamo un marchio pesantissimo, che è quello proprio dell'andrangheta e anche forse di gente che non si dà da fare, cosa che lei sa bene che non è vera. Giustamente diceva, noi dobbiamo far diventare il Sud una questione nazionale. Ma come possiamo far diventare il Sud una questione nazionale? Lo abbiamo detto fino ad ora, anche noi giornalisti abbiamo spesso difficoltà a raccontare il Sud, a parlare del Sud. Lo Stato, perché io dicevo che lo Stato ha responsabilità, non perché non abbia per esempio dato soldi o non abbia fatto investimenti, ha fatto investimenti sbagliati, perché di soldi ne sono arrivati a fiumi dallo Stato e dall'Europa, ma investimenti sbagliati. L'alta velocità si ferma a Salerno, per esempio, gli aerei non ci sono, quindi siamo comunque tagliati fuori come Sud. Ecco, in questa situazione, qual è il modo, secondo lei, per riuscire a far amare il Sud anche da chi non è del Sud? Innanzitutto, secondo me, è importante che noi per primi ci scrolliamo di dosso un atteggiamento di fatalismo, di ripiegamento su noi stessi. Dobbiamo rinnamorarci del nostro secondo, territorio. Bisogna, quando parliamo insieme, far capire a tutti che calabresi non è il nome di una cosca, ma è il nome di un popolo. Non è il nome di una mafia, ma di un popolo. Un popolo con tutte le sue potenzialità, con tutti i suoi guai pure. Però un popolo che non vuole essere schiacciato sotto questi guai. Il Vangelo, il Papa, chi lavora in questo senso, questo è il compito che devi avere, questo di risvegliare la voglia di vivere e di portare fino in fondo le nostre responsabilità.